La vecchiezza è una Roma, senza burle e senza ciance, che non prove esige dall'attore, ma una completa, autentica rovina. Con i versi finali della poesia di Pasternak In morte di Majakovskij, Andrea Pazienza siglava una delle tavole della sua graphic novel Gli ultimi giorni di Pompeo, implacabile autoanalisi di una solitaria inquietudine collettiva durata un decennio e scontata in punta di pennarello sulla propria carne. Prima che nel 1977 Andrea metta piede nella redazione milanese di Alter Alter, la sua eclettica mano non ha ancora intrapreso in via definitiva la rotta del fumetto d'autore. Figlio dell'acquarellista e professore di educazione artistica Enrico Pazienza, a San Severo Andrea vive la sua infanzia tra l'impetuosa passione per il disegno, manifestata già a 18 mesi d'età, e le aspettative del padre che per lui aspira ad una luminosa carriera di pittore. Così a 12 anni Andrea viene mandato a studiare nel liceo artistico Giuseppe Misticoni di Pescara, dove trova una nuova figura paterna nell'insegnante di disegno Sandro Visca, presto tramutato nel protagonista della sua prima storia a fumetti, Don Biscotte della Mancia. Ma il suo talento incontenibile non sfugge nemmeno al futuro disegnatore di rank Xerox, Tanino Liberatore, all'epoca studente quindicenne, a cui Andrea farà vestire i panni di Virgilio in un adattamento a fumetti dell'Inferno dantesco. Ma il gusto cartunesco e caricaturale dei suoi primi lavori, imparentati con lo stile del disneyano Carl Barks e dell'italiano Iacovitti, non gode dei favori del padre, che al Liberatore Visca chiede di intercedere perché Andrea si dedichi interamente alla pittura. Tuttavia, la serie di dipinti esposti da Andrea nelle collettive e nelle personali organizzate dal Laboratorio d'Arte Convergenze di Pescara nel 73 resterà una parentesi isolata. Insofferente all'idea di creare quadri destinati alle residenze di borghesi e di farmacisti, Andrea è sempre più convinto che per immediatezza e per capillarità di diffusione il fumetto sia il medium ideale per interpretare e parlare alla generazione del suo tempo. È a Bologna, dove nel 74 Andrea si iscrive al corso di discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, che lo Zeitgeist assume le forme sociali e culturali più dirompenti. Con l'avvento dei movimenti e delle rivolte studentesche del 77, per Andrea il fumetto diviene mirino e megafono immaginifico con cui decodificare il tumulto che sta per dilagare in tutta la nazione. Rincorrendo sempre più da vicino il caotico divenire della realtà, all'assassinio del militante di lotta continua Lo Russo avvenuto durante gli scontri bolognesi dell'11 marzo 77, Andrea farà in tempo a modificare la tavola di chiusura di Pentotal pubblicata da Alter Alter, annotando: "Pensavo fosse uno sprazzo. Era invece un inizio." Primo della sua serie di alter ego, proprio come l'Andrea studente fuorisede di quei mesi, Pentotal fluttua continuamente tra la veglia e il sogno, tra il richiamo all'attivismo e il desiderio di godere del proprio artistico disimpegno, vivendo avventure lunatiche e stralunate informate al lussureggiante nonsense paranarrativo del garage ermetico del francese Moebius e le fughe oniriche del piccolo Nemo dell'americano McKay. Il ciclo delle straordinarie avventure di Pentotal verrà completato nel mezzo del trambusto bolognese, negli ambienti della Tramfabrik di via Clavature, un circolo di giovani creativi fondato da Filippo Scozzari e frequentato da videomakers, grafici e gruppi musicali punk come i Gas Nevada. Andrea si sente finalmente parte di un progetto comune, con Scozzari, Massimo Mattioli, Stefano Tamburini, l'amico di collegio Liberatore, collabora Cannibale e in seguito Frigidaire, riviste sperimentali dove è libero di trattare temi scomodi, come quello del consumo delle droghe e il mondo dei cosiddetti fricchettoni, con l'umoristica e macabra verve di un Robert Crumb alle prese con acidi mischiati alla nitroglicerina e un Pippo Ribelle che preferisce spinellare nel deserto invece che girare film con Topolino. Come a voler conseguire il massimo coefficiente di provocazione nella sovversione delle regole del fumetto tradizionale, al proteiforme gioco degli stili che fa coesistere in una stessa storia il tratto naturalistico con quello vignettistico, Andrea associa uno sfrenato paroliberismo che fa collassare il linguaggio
in un pirotecnico gramellò di dialetti e di slang giovanili. Nella prolifica frenesia che lo vede accettare commissioni illustri come il manifesto realizzato per la Città delle Donne di Fellini e le illustrazioni per pubblicità, dischi e copertine, nel 1981 su Frigidaire vede la luce il secondo eteronimo pazienziano. Massimo Zanardi, summa del nichilismo e del vuoto morale targato anni Ottanta, è uno studente bolognese ripetente e tossicomane che insieme allo sciupa femmine Colasanti e all'inetto Petrilli si dedica al furto, all'omicidio e ad atti vandalici in una società cinica ed ipocrita prossima a quella descritta da Kubrick in Arancia Meccanica. L'ultraviolenza di Zanardi è però più raffinata e malvagia di quella impulsiva e anarchica dell'androide Rank Xerox, creato da Stefano Tamburini, a cui Andrea ha prestato il segno nelle prime storie pubblicate su Cannibale nel 78, prima che Liberatore lo immortali due anni dopo nella sua più celebre incarnazione ipersteroidea sulle pagine di Frigidaire. Ma la storia di pazienza uomo sottesa ai personaggi e alle tavole, a volte poetiche, a volte cruente, a volte intrise di giocosa immaturità, è più turbolenta e conflittuale di quanto l'eclettico virtuosismo del pazienza artista lasci intuire. Rifugiatosi a Montepulciano per sfuggire alla dipendenza da una storia d'amore ormai finita e da sostanze mai del tutto esorcizzate, nell'84 Andrea tenta di mettere ordine nella sua esistenza, continuando le sue collaborazioni a distanza con riviste e mensili come Linus, Comic Art, Tango e Frizze. Nell'86 il matrimonio con la disegnatrice Marina Comandini sembra restituire ad Andrea un nuovo baricentro emotivo. È in quell'anno che viene portato a termine Pompeo, iniziato nell'84 come una sorta di diario illustrato, composto su svariati registri grafici e testuali, il cui protagonista altri non è che il doppelganger dello stesso Andrea, braccato dagli incubi di un male ineffabile, che coraggiosamente intende fronteggiare ed estirpare attraverso la maieutica della confessione autobiografica. Nell'immagine finale di Pompeo, in attesa di impiccarsi con una catena d'un albero, Andrea fissava con brutale onestà la stasi terminale d'un'epoca ed un ideale di eterna fanciullezza ribelle. Perché con la coscienza d'aver vissuto già centinaia di vite in poco più di 30 anni, che pazienza uomo fuggiva dalla realtà, e stavolta per sempre, il 16 giugno 1988. Eppure, nel deserto di oggi popolato da allucinazioni digitali e miti artificiali a portata di palmo, possiamo ancora sentirlo gridare più forte di tutti? E ringraziate che ci sono io, che sono una moltitudine.